Scalea, cosa ne pensate di questa manifestazione organizzata da Disavvocati? È una bellissima manifestazione, siamo sempre felici quando si organizza qualcosa a Scalea, anche perché porta gente, quindi è importante organizzare. Per lei qual è la sua opinione? Questa manifestazione è importante perché va a destagionalizzare quella che è la stagione estiva, no? Perché fare un evento del genere ai primi di maggio significa portare gente che oltre, gente da tutta Italia, che oltre ad ammirare le bellezze della città di Scalea lasciano anche, voglio dire, un segno in termini economici. Quindi, grazie. Sono qui con uno dei membri dei Disavvocati, con uno scooterone che è presente qui all'evento. Ecco, quest'anno come la vedi? Beh, quest'anno siamo carichissimi, abbiamo fatto un'organizzazione spettacolare per questo bellissimo Moto Radona Scalea. Spero che ci siano tanti arrivi, ma già siamo in previsione di alcune chiamate che stanno arrivando. Spero che stasera facciamo un bel divertimento. Vi aspettiamo in tanti, più siamo e meglio è. Partecipa all'evento anche l'ape, tutta colorata come si evince dalle immagini. Salve, buongiorno! Lei partecipa con quest'ape praticamente, giusto? Sì, cerchiamo di partecipare al motoraduno. Bene, bene, e come mai lei l'ha tutta colorata in modo variabile, insomma? Ma è una fantasia che ci abbiamo. Gli studenti, sono con Franco, che è del proprio motoclub Svalvolati, è uno dei membri del club e in realtà è presente con la sua moto, una Honda 1100 Rebel, una delle moto che hanno uno stile particolare. Ecco Franco, davvero quest'anno il motoraduno si appresta a vivere un momento diciamo diverso rispetto allo scorso anno, con la presenza di altri motociclisti. E anche da fuori è un motoraduno molto, molto seguito, molto sentito, e quindi penso che arriva un bel po' di gente. 1100 Honda, uno dei prodotti nuovi della Honda, un ottimo prodotto, tra le più amate, diciamo, anche come prodotto Honda è molto, molto seguito, diciamo, molto amato. Qui siamo davanti alla segreteria, viene offerto un gadget nelle immagini, Motoclub Svalvolati, come si vince, questo è un bracciale del Motoclub Svalvolati. Viene offerta ai visitatori la colazione costituita da caffè, crostate, cioccolata, Nutella e acqua, giustamente, tutto buonissimo, vero? Sì, vero, buonissimo, buonissimo. Per lei, prego. Sì, ottimo, ottimo. Salve, buongiorno, stanno arrivando i motociclisti, buongiorno, lei da dove viene, mi scusi, prego, da dove viene? Dalla provincia di Napoli. Bene, bene, è la prima volta che viene qui? No, già siamo veterani. Si è trovato bene quindi, giusto? Sì, tranquillo. Prego. A Cetri è piaciuto il giro, il tour? Sì. Per i Cetri? Sì. Sei soddisfatta, giusto? Sì, un bel giro. Cetri è stata una bella, interessante. Ottimo, interessantissimo, veramente, passione per le piante, è stata una cosa bellissima. Ecco il Cetro di Scalea. Mi è piaciuto questo giro ai Cetri? Sicuramente è costruttivo, istruttivo, è stata una cosa meravigliosa, anche per la spiegazione che ha dato è stata sufficiente, che serve il cetro per tante cose, anche per fare la pasta, per le creme e tante altre cose. Ecco, bravissimo. Alla fine a te invece com'è stato? Sembra strano, io ho una certa età e non avevo mai visto la pianta del cetro ed è stato istruttivo ovviamente. Sì, siamo qui con il motoclub Tramutola nelle immagini. Un motoclub molto innovativo e giovanile, ecco, presente qui a Scalea e sta bevendo la birra del birrificio. Com'è stata questa birra? Molto buona, è veramente molto fresca, poi riva al mare, fa bene. Ecco, in realtà vi state trovando molto bene qui a Scalea, giusto? Sì, sono parecchi anni che veniamo a questo motoraduno e ci stiamo trovando molto bene, una bella iniziativa. È stato l'evento, per quanto riguarda luglio, diciamo un invito. Sì, vi aspettiamo tutti quanti, mi raccomando, venite numerosi il 19 e 20 luglio a Tramutola per il Tramutola Bikers Fest. Sono anche delle donne che partecipano al motoclub Tramutola Biker, come si è trovato bene finora? Senz'altro, senza dubbio. Bene, per lei Scalea rappresenta insomma una meta preferita per quanto riguarda la moto? Sì, è una zona molto bella, soprattutto per il mare.
Per te com'è stato questo? È stato ottimo, la prima volta che ho visto una piantagione di cedri, ottima spiegazione, veramente una bella cosa, ottima cosa, complimenti. Okay. Com'è stato per te il tour ai cedri? Il tour ai cedri è stata un'esperienza fantastica, molto interessante. Di Cassano Ionio stanno provando cosa precisamente? Salve, stiamo mangiando un panino qui a Scalea al Motore 1. Con cotoletta, giusto, porchetta. Ah, ecco, un panino al kebab. Com'è questo panino? Ottimo, ottimo. Come ti sembra questo raduno qui a Scalea? No, siamo appena arrivati, per il momento sembra bello, tanta affluenza di gente. Ecco, per te invece com'è questo raduno moto? Come sempre, tutti gli anni, bellissimo. Stanno gustando i prodotti, siamo qui con tanti bikers nelle immagini, provenienti dalla campagna. Ecco, com'è stato questo raduno? Bellissimo, è organizzato a 100%, a 360 gradi, è una cosa di un certo livello. Ecco, lei parla di location molto ampio, insomma. Sì, è molto ampio, poi quando parliamo del sud parliamo di tutto. Ecco, la natura, ecco, per lei com'è questa location? Questa location è troppo bella perché comunque siamo sul mare, è stupendo, credimi. Poi chi l'ha organizzato ha fatto un'ottima organizzazione. Abbiamo qui un'altra campana nelle immagini, cosa ne pensi di questa location? Bellissima, ma non è la prima volta che veniamo. No. Perciò sei ritornata perché si è trovata sempre bene. Mio marito è un appassionato. Vabbè, tu di conseguenza diciamo ritieni che è importante e ti soddisfa insomma questa location. Sì, sì, sì. Ciao, ciao. Cosa ne pensi di questa location? È un bel raduno, una bella giornata, tante cose belle da fare durante il corso della vita. E con un'altra visitatrice, cosa ne pensi di questa location? Cosa ne penso? È un grande evento, e il moto raduno è una bellissima cosa. Io, a me piace Larry Davidson. Siamo proprio qui all'accesso delle iscrizioni a riconoscimento, come si vince dalle immagini. Siamo qui con una coppia di motociclisti. Salve, buongiorno, da dove viene lei? Da Matera. Bene, da Matera, diciamo che qui è davvero un motoraduno importante perché in effetti c'è il mare, c'è la Riviera dei Cedri, oggi ci saranno due giri anche al birrificio. Il giro turistico, lei parteciperà ovviamente a questo giro turistico che svolgerà a mezzogiorno. Sì, sì, siamo venuti apposta. Bene, bene, ecco, per lei che è donna invece è davvero un'importante location, cosa ne pensa? Ma penso che è una bella manifestazione, sono stata già altre volte, per cui... Niente. Bene, bene, ok, abbiamo altri motociclisti. Salve, buongiorno, qui alle iscrizioni. Ecco, lei da dove viene, mi scusi? Reggio Calabria. Bene, bene, ecco, davvero una location importante, lei è presente, vero? Tutto bello, tutto bello. Grazie, grazie. Questi utenti, siamo qui con altri motociclisti, nelle immagini c'è la security che controlla e identifica in realtà i motociclisti. Siamo con Donatello, ecco, da Caltanissetta. Un lungo viaggio per giungere qui a Scalea. A cosa sei attratto per giungere qui a Scalea? Beh, è una bella domanda questa. Intanto per quanto riguarda come è stato presentato su Facebook e poi perché conosco chi è che lo organizza e per anche il sentito dire che ha la sua importanza. Che... Bene, bene, abbiamo un altro motociclista con una Honda nelle immagini. Ecco, carissimi utenti, salve, buongiorno. E che lei da dove viene, prego? Caltanissetta. Bene, bene, come mai questa scelta? Noi giriamo tutta l'Italia. Okay. Ecco, stiamo dando appunto, prego, questo parliamo con la security, questo è il test d'ingresso, come si dice dalle immagini, è il test d'ingresso per entrare al moto raduno. Qui c'è proprio lo stand dell'associazione volontari Forze di Polizia, che in realtà controlla tutti i motociclisti, ci sono ben una decina di membri della security per quanto concerne la sicurezza dell'evento. Il responsabile dell'associazione operatori volontari Forze di Polizia, ecco, voi qual è il vostro ruolo? Noi, come in tutte le manifestazioni, facciamo la sicurezza, cerchiamo di fare del nostro meglio per dare la possibilità a tutti di divertirsi
nella pace, nella tranquillità più assoluta. Ecco bene, quindi alla fine identificate soltanto i soggetti che devono entrare nella location in pratica. Noi certamente cerchiamo di fare la sicurezza nel modo più assoluto, nel migliore dei modi, cercando di tranquillizzare le persone che si vedono un po' più alterate. Più... E poi anche di far rispettare il codice della strada, giusto? No, il codice della strada non compete a noi, ci stanno le forze dell'ordine e per quello provvedono noi facciamo solo la parte interna, solo la sicurezza. Alle...